L'Italia per legge ha messo il piano strategico sulla mobilità idrogeno, l'ha presentato come risposta a una direttiva europea verso Bruxelles, ha illustrato i numeri che proporrà all'interno del piano e poi in una frasetta all'interno della stessa legge dichiara: ma non metteremo risorse. Queste le parole di Luigi Crema, responsabile scientifico dello scenario Mobilità Idrogeno Italia, durante l'incontro dedicato ai combustibili alternativi nella mobilità del prossimo futuro, nell'ambito del Festival della Green Economy, che si è tenuto lo scorso marzo a Trento. Dottor Marco Barale, direttore commerciale di Alstom Ferroviaria, che il treno a idrogeno esiste. Sì, in effetti il treno idrogeno esiste, l'Alstom l'ha sviluppato negli anni scorsi e dalla fine dell'anno scorso siamo in grado di renderlo commerciabile non solo in Germania, dove l'abbiamo sviluppato e dove abbiamo già le prime, dove avremo nel 2018 le prime applicazioni commerciali, ma in tutta Europa. Abbiamo accettato volentieri l'invito alla Green Week di Trento perché conosciamo bene il Trentino come una delle realtà più innovative in Italia. Alberto Dossi, presidente di Mobilità Idrogeno Italia. Idrogeno, passato, presente e futuro. Il passato è stato importante. In un anno e mezzo siamo riusciti a conseguire il risultato di introdurre l'idrogeno fra i combustibili verdi del futuro e quindi siamo particolarmente soddisfatti perché oggi è inserito nel decreto legislativo che è stato approvato il 16 dicembre dello scorso anno. Il futuro sarà allargare sempre di più la compagine associativa per essere pronti con l'industria a implementare sempre di più questo progetto dell'idrogeno e cercare di convincere il decisore politico italiano a guardare prima di tutto quello che sta succedendo in Europa e poi a convincere il decisore politico a credere nell'idrogeno. L'idrogeno non sarà la fonte energetica del futuro, ma sarà una delle fonti energetiche del futuro. Quindi noi crediamo che ormai l'idrogeno abbia finito la fase sperimentale e sia in un'altra fase delicata di immissione nel mercato. L'idrogeno ha un grande vantaggio. Innanzitutto il futuro dell'automotive sarà elettrico, perché noi dobbiamo garantire emissioni zero, dobbiamo disinquinare il pianeta, dobbiamo disinquinare le città dalle polveri sottili, dagli NOx e dalla CO2. Direi che l'idrogeno insieme alle batterie e all'elettrico sarà sicuramente quello il vantaggio del futuro perché produrrà soltanto energia pulita con allo scarico vapore d'acqua.